Mercoledì 13 maggio 2015, io sono Fabio Ranzi e questo è Good Morning Milano. Benvenuti e ora vediamo i fatti principali di oggi. La polizia locale ha individuato un box in via Soresina di proprietà di un italiano nel quale sono state trovate oltre 20 biciclette presumibilmente rubate. L'operazione è partita dalla segnalazione di una donna che aveva visto la sua bicicletta che da poco era stata rubata in vendita su un notissimo portale di e-commerce. Insospettita, la donna si è rivolta ai vigili di quartiere che, fingendosi acquirenti, hanno preso un appuntamento presso il garage dove l'uomo mostrava la merce e dove hanno trovato appunto le 20 biciclette, ora tutte sequestrate. Per recuperare le bici, i proprietari possono presentarsi al comando di zona 6 con la denuncia di furto, meglio ancora una foto, un certificato d'acquisto o qualsiasi elemento che possa comprovare la proprietà del mezzo. Ed è cominciata la seconda fase di riqualificazione di Piazza Oberdan dopo i lavori di sistemazione della piazza partiti a dicembre del 2014. L'amministrazione comunale ha siglato una convenzione con il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, per la valorizzazione dell'ex albergo inaugurato nel 1925 che rappresentò per anni un luogo di relax per coloro che giungevano a Milano. L'accordo prevede la concessione dei locali al FAI che si impegna al recupero e al rilancio culturale del complesso, abbandonato da quasi 10 anni. Per valorizzare questo luogo storico è prevista l'organizzazione di mostre ed eventi. Dopo il grande successo della manifestazione Nessuno Tocchi Milano, anche AMSA incentiva il servizio di pulizia dei muri con uno sconto del 10% dal 12 maggio al 3 giugno. Sulle tariffe antigraffiti in abbonamento, i proprietari degli stabili milanesi che firmeranno un contratto triennale antigraffiti avranno dunque diritto a questo sconto. Intanto il comune ha lanciato l'iniziativa Bella Milano, prevista sabato e domenica, in cui si tenterà di replicare il successo ottenuto con la precedente manifestazione, estendendo l'opera di pulizia a tutti i quartieri del capoluogo lombardo. E chiudiamo con la notizia che arriva da Expo che farà sicuramente discutere, perché dopo il grande successo dell'apertura serale a 5 euro dopo le ore 19, il commissario unico Giuseppe Sala ha presentato ai vari paesi la proposta di spostare l'orario di chiusura dalle 23 a mezzanotte. In queste prime due settimane di apertura l'afflusso del pubblico dopo le ore 19 è risultato fin da subito notevole, con lunghe code all'uscita che si prolungano anche ben oltre l'orario di chiusura. Da qui la volontà di tenere aperti i padiglioni fino a mezzanotte, anche se bisognerà stabilire come regolarsi con la metropolitana che attualmente ha l'ultimo treno durante la settimana a mezzanotte 10 e solo nel weekend a mezzanotte 40. È di questa mattina invece la dichiarazione di Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, che definisce tutto questo una scelta inappropriata. Con questo noi vi salutiamo, l'appuntamento con Good Morning Milano è a domani mattina.